Il Lions Club in Italia, in particolare il nostro, il Palermo Libertà, ha organizzato questo evento per raccolta fondi in favore della Fondazione Internazionale Lions. La Fondazione raccoglie periodicamente dai propri associati, quindi club e soci, per avere un salvadanaio, un bacino sempre pronto per qualsiasi emergenza di tipo sanitaria, sia internazionale che nazionale, dovuta a cataclismi, anche per supportare iniziative locali. In questo caso, questo torneo è stato organizzato per poter supportare sia un'iniziativa locale qui proprio presente, nei campi dove si svolgerà il torneo, che sono ospiti delle Ancelle del Sacro Cuore, per le famiglie ucraine dei rifugiati in Italia, e una parte invece andrà alla Fondazione Internazionale, che deciderà poi dove e come destinarli. Saranno 2 giorni di sport, di aggregazione, quindi attraverso lo sport fare solidarietà e condividere, diciamo, fini di solidarietà, oltre alla voglia e il divertimento di stare insieme. Penso che la ragione per cui il padel ha questo successo è dettata dal fatto che è molto semplice, quindi può essere praticato da ogni fascia di età e da qualunque tipo di persona. Quindi il fatto che è molto facile aiuta tutti a potersi avvicinare a questo sport nuovo, che ormai tanto nuovo più non è. E abbiamo fatto questo torneo, abbiamo organizzato questo torneo perché abbiamo conosciuto molti ragazzi di questa associazione che porta avanti diversi progetti e ci è sembrato in questo momento carino fare qualcosa per poter aiutare queste famiglie che in questo momento stanno attraversando questo momento difficile e diciamo, organizzare questa manifestazione era diciamo, la cosa più semplice e adatta, diciamo, adeguata da fare in questo momento. Ma io credo che il padel abbia la grande forza di essere lo sport più democratico che ho mai giocato, perché tu vedi i campi sempre pieni dove giocano madre e figlia, fidanzati, genitori, puoi giocare, perché vedi il discorso che se tu giochi a tennis con qualcuno forte non riesci, non ti diverti né lui né tu. Mentre qui è molto più democratico, cioè anche con quelli forti si divertono, trovo stimoli e poi devo dire è molto aggregante, quindi il fatto di poter passare un'ora e mezza a correre e poi c'è questa forma di sfottò dopo la partita, e credo che sia la chiave vincente di questo sport.